presentato ieri mattina il progetto SOFT, Sistema Occupabilità Femminile Territoriale, dove si è discusso del tema tempi di vita e di lavoro delle donne, come conciliarli. Il progetto prevede la possibilità per 30 donne disoccupate, inoccupate e inattive, che verranno selezionate dal piano di zona, di frequentare dei corsi di formazione e orientamento al lavoro, che possano aprire a nuovi scenari di tipo lavorativo. La Regione ha voluto finanziare questi accordi territoriali di genere con una dotazione importante, perché sono più di 10 milioni di euro destinati a questi progetti. E l'aspetto importante da sottolineare è che ogni progetto è diverso all'altro perché valorizza il territorio di riferimento, quindi il progetto che presentiamo oggi riguarda appunto il Cilento ed è importante anche la sinergia che si è creata tra pubblico e privato, quindi c'è un partenariato tra i comuni, tra gli enti locali, cooperative, associazioni che daranno un supporto importante alle donne che lavorano ma non solo a quelle che lavorano, quindi un servizio importante che vuole aumentare l'occupazione femminile nel nostro territorio. Quali le prospettive per queste donne al termine del corso? Noi stiamo lavorando anche con altri progetti, in maniera specifica con un piano strategico per le pari opportunità, che ha tra gli altri, nell'ambito di una dotazione importante, perché sono 26 milioni e mezzo, 18 milioni per l'imprenditoria femminile. Quindi all'interno di questo progetto esiste un Concilia Point che potrà essere anche uno sportello di supporto alle donne che vogliono ad esempio poi partecipare a questo bando sull'imprenditoria femminile. Oppure abbiamo anche 4 milioni di euro per percorsi di formazione anche individuale per le donne che magari nella prima parte della loro vita si sono dedicate ai figli, alla famiglia e che dopo vogliono aumentare le loro conoscenze, le loro competenze e quindi avere un'opportunità importante per trovare un lavoro nella nostra regione. In contemporanea verranno attivati servizi di cura socioeducativi sia per la prima infanzia 0-36 mesi che per i bambini di età compresa tra 3 e 12 anni, al fine di permettere alle mamme di dedicarsi alla formazione senza preoccupazioni. In effetti vi sono vari servizi socio-educativi rivolti ai minori, quindi ai figli di queste donne che nel frattempo sono impegnate per la formazione e si tratta di servizi di micronido, ludoteca e poi anche altri servizi di socializzazione rivolti ai bambini più grandi. Questo progetto sia in grado di estrapolare da ciascuno di sé le proprie potenzialità. E io auspico che questo accada perché molte donne hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro perché non sono formate in maniera adeguata e forse spesso non conoscono neanche le loro potenzialità. L'attenzione che dobbiamo dare alle donne deve essere assolutamente primaria. Con questo progetto si danno degli indirizzi, dei consigli, delle opportunità e credo che le donne in un momento poi così difficile, peraltro per la condizione sociale in generale, certamente essendo una categoria più debole, hanno certamente più necessità e più bisogno. Cercheremo di dare concretezza a quelli che sono i progetti che oggi vengono e i temi che oggi vengono affrontati. Questo sarà un nostro prioritario impegno.